pa 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 para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 di cultura di Berlino è stato molto felice di poter collaborare con l'architetto Simone Ghera per realizzare questo progetto di Dance Inside, ovvero un progetto di fotografie in bianco e nero, che evidenzia il rapporto tra architettura e danza attraverso delle fotografie molto suggestive che hanno riguardato varie città europee ed anche extraeuropee. E questo ha significato proprio la portata universale, in qualche modo, del linguaggio musicale potenziato evidentemente dalla danza.